sport e sportivi piemontesi come non li avete mai visti. Il volume presentato in occasione del Salone del Libro diventa una mostra itinerante a disposizione gratuitamente di tutti i comuni piemontesi che ne faranno richiesta. L'iniziativa è stata presentata a Palazzo Lascaris nell'anno di Torino Capitale Europea dello Sport e dell'insediamento degli Stati Generali dedicati alla pratica sportiva. In Piemonte ci sono arcieri molto forti, ci sono 4-5 arcieri in nazionale e penso che con il tempo aumenteranno molto. C'è una scuola di tiro con l'arco molto sviluppata e di bravi insegnanti. Ma l'importanza è intanto anche la promozione dello sport paralimpico. E di solito appunto i ragazzi con disabilità fanno fatica a uscire di casa, fanno fatica a capire che possono fare sport, non solo ragazzi giovani ma anche comunque qualcuno che ha avuto un incidente, una malattia che può sicuramente riscattarsi in altro modo. Ricordiamo lo sport prima di tutto una lezione di vita e poi comunque di portare veramente dai praticanti anche verso l'agonismo, e quindi è importante che in queste occasioni venga ricordato lo sport paralimpico anche adesso, soprattutto che il CIP, quindi il Comitato Italiano Paralimpico, è diventato ente pubblico. Erano diversi anni che in Piemonte mancava un corridore di spicco, soprattutto nelle gare a tappe, nelle gare in salita. E quindi forse è calato davvero un po' l'interesse per questo sport e manca un po' la passione e l'interesse. Ora ci siamo arrivati io, è arrivato Fellines, vediamo che la gente ci scrive ricordando ancora di Zeglioli, Balmamion e corridori di quegli anni lì. Io ho la fortuna di conoscere Zeglioli personalmente, ieri è venuto alla mia pedalata a Cornigliano d'Alba e lui è una persona bravissima, si mette a disposizione, molte volte mi dà anche dei consigli e spero di far tornare un po' l'interesse della gente in questo sport. Ieri eravamo 500 ciclisti per strada ho cercato di far venire qua corridori, direttori sportivi per far vedere quello che facciamo come lavoro. E la gente è interessata, curiosa e speriamo che vada avanti così.